aiuto delle tartarughe. Ti prego, assistimi in questa difficile impresa. Ti prego, proteggimi. Che dite? Se non lo sapete, noi siamo i monaci custodi di questo parco e abbiamo tutti la zampa legata così. Certo che siete dei monaci molto strani. Zitto tu, non oserai insultare il sacro simbolo di questo parco, il meraviglioso rospo con la zampa posteriore legata. Oh! 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 Grande maestro dei rospi dorati, per favore, perdonami, che io possa essere cancellato per sempre. Sì, devo proprio essere punito per il grave errore che ho commesso. È davvero disperato. Ho sentito dire che il grande rospo d'oro è davvero terribile. Chissà che cosa gli farà di terribile. Benvenuti al parco dei divertimenti del Rospo d'Oro, il posto più bello di tutto il mondo. Qui potrete divertirvi più di quanto abbiate mai sognato e potrete realizzare ogni vostro desiderio. Sì, potrete realizzare ogni vostro desiderio. Forse siete già stati qui, o forse invece è la prima volta, non ha alcuna importanza. L'unica cosa importante è che vi divertiate come non vi siete mai divertiti in tutta la vostra vita. Come non vi siete mai divertiti! Avete capito bene? Ora andate a giocare, siate felici! Mi raccomando, siate felici! Fantastico! Aspetta, non siamo qui per giocare. Signor Rospo, può dirmi dove si trova il vero dragone? Il vero dragone? Ma certo, qui si può proprio trovare di tutto. Dragoni veri, dragoni falsi, dragoni terrestri, eccetera. Davvero? Ma certo, pesciolino mio, qui c'è tutto quello che tu possa desiderare. Non devi fare altro che entrare nel parco. Avete sentito? Dice che c'è un vero dragone! Dai, vieni, Medusella, ci divertiremo tantissimo! Fermi voi tre, aspettate un momento. Non potete andare a curiosare qua e là come vi pare? Ma come? È stato lei a dirci di entrare? Sì, ma nel parco divertimenti del Rospo d'Oro ogni cosa ha il suo prezzo. Che cosa credevate? Coraggio, pagate. Vuole del denaro? Naturalmente, guardate quelli lassù come se la spassano. Loro hanno pagato per potersi divertire. Non abbiamo soldi! Voi non avete soldi? Allora non posso farvi entrare. Trovate un altro modo per divertirvi. Ma tu ce li hai? Prima ho visto che avevi del denaro con te. Non è vero! Non dire bugie, dacci il tuo denaro! No! Sono da usare in caso d'emergenza! Fantastico, adesso potete entrare.
Finiranno per sperperare tutte le mie conchiglie. Piccoli amici, presto venite con me, seguitemi, coraggio! Vogliamo vedere il vero dragone! Questo non è forse un fantastico drago? Perché non vi fate un bel giretto? Ma è un drago finto! Beh, ma questo è molto più divertente persino di un vero dragone! Un'attrazione davvero meravigliosa! Quando salirai lì sopra ti sembrerà di essere un vero drago! Noi non andremo là sopra! Sei una vera sciocchina! Guarda quanto si divertono tutti quei pesci! Se non fosse così divertente, mi dici perché si accalcherebbero tanto per salire là sopra? È davvero così bello come dice! Ma certamente! E dato che siete appena arrivati, vi farò un'offerta molto, molto speciale! Vi farò pagare 20 monete anziché 40! È il vero dragone? Ah, giuro che non ho mai visto un pesciolino tanto testardo! Ma ora ascoltami, vai a divertirti, vai! E vedrai che dimenticherai ogni tua preoccupazione! Io vorrei tanto fare un giro! Io invece no! Ma possiamo risparmiare ben 20 monete a testa! Se non cogliamo l'occasione al volo ce ne pentiremo di sicuro! Dai, 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 Bolla, facciamo almeno un giretto! Ah, va bene! Se questo è l'unico modo che abbiamo per riuscire a trovare il vero dragone, allora facciamo un giro sulla giostra! Bene, finalmente vi siete decisi! Vedrete che non ve ne pentirete! Coraggio, coraggio, seguitemi! Tanto faremo soltanto un giro! Altro che offerta speciale! Sto mettendo insieme proprio un bellissimo gruzzoletto! Di questo passo diventerò molto ricco! Questo posto è davvero stupendo! Hai ragione, era da tanto tempo che non mi divertivo così e domani voglio divertirmi ancora di più! Visto che ho mantenuto le promesse, il parco divertimenti del Rospo d'Oro è un luogo unico al mondo! Ecco, prendete, ho portato una bevanda davvero speciale apposta per voi!
Sentite quanto è buona! È una ricetta segreta. Quando l'avrete bevuta, dimenticherete tutte le vostre preoccupazioni e farete i sogni più belli di tutta la vostra vita. Ora bevete e mettetevi a dormire. Bevete e mettetevi a dormire. Ah, io adoro le bevande che hanno un colore così bello. Ma è buona! Cari miei, vi auguro di fare sogni d'oro e non vi chiederò neanche una moneta per la speciale bevanda che vi ho appena offerto. Io sono pieno di monete e sono ricchissimo. Vuoi trovare un vero dragone? Sono io, un vero dragone. Sono tutte qua le tue monete? Ero proprio convinto che tu fossi molto più ricco di così. Ora pagate! Tieni, mangia! Ecco la tua razione! Via di qui! Stai guadagnando davvero troppo poco! Attento a te! Vattene via! Chi guadagna troppo poco non mangerà niente! Signore, tutte le monete sono state raccolte. Prego, date pure un'occhiata. Thank you.
Alzatevi presto, muovetevi! Ma che succede? Che cosa state facendo? Venite qui! Ma che volete? Vogliamo cacciarvi da questo posto! Speravate forse di dormire gratis? Ma noi vi abbiamo già pagato tante monete! È vero, abbiamo dato i soldi al vecchio rospo! Quei soldi erano appena sufficienti per passare qui la notte! Ormai è giorno e ve ne dovete andare via! Sono stato chiaro? Il vecchio rospo! Lui ci ha detto che potevamo dormire tranquilli! E voi non avreste dovuto credergli! Basta, mi sono stufato! Se non potete pagare sono guai! Ve la vedrete con il grande capo dei rospi, chiaro? Dovete andarmene! Via! Non hanno più un soldo. Mascalzoni falsi, crudeli! Oh, Medusella, è tutta colpa mia. Se soltanto avessi avuto più denaro ti avrei potuto rendere felice, scusami. Tartarughino, non ti preoccupare, non è stata colpa tua. Vieni, Bolla, andiamo via, andiamo a cercare il dragone. Bolla, vuoi restare ancora qui? Vorrei tanto sentirmi ancora come un vero drago. Anch'io vorrei tanto continuare a divertirmi, ma non abbiamo più denaro. Che cos'è? È un gettone per le giostre? Tartarughino, è una semplice conchiglia. Che dite? Possiamo provare a usarla come un gettone? Amici, questa sì che è un'idea. Qua sotto ce ne sono davvero tante. Ma certo, in fondo potrebbe funzionare. Coraggio, cerchiamo altre conchiglie. Guardate che se il grande capo dei rospi ci scoprirà, saranno grandi guai. Medusella, sono sicuro che anche tu vuoi continuare a divertirti. Provo a metterla dentro? Sì, dai, non ci guarda nessuno. Sei così lento, lascia, faccio io. Perché non va? Impostori! Non lasciateli sfuggire! Prendeteli! Acciuffateli!